Ora gli imprenditori chiederanno i danni alla provincia che è titolare della gestione delle strutture viarie. Lo afferma fonte del comitato Proponte in merito alla chiusura dello scorso gennaio del ponte Margherita di Dragoni, che ha diviso in due i versanti del fiume Volturno. Per far fronte all'emergenza, dopo un vertice in regione, è stata anche stabilita una somma di 700.000 euro che servirà a mettere in sicurezza entro l'anno, hanno promesso in provincia, e consentire così l'apertura, sia pure parziale, del ponte, che ridurrà ulteriori disagi. Ma gli imprenditori temono tempi lunghi, evidentemente, e vogliono essere ripagati dei danni subiti. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.